Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, siamo collegati con Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, esponente di spicco della Lega. Intanto, come sta, presidente? Bene, ho passato periodi migliori, ecco. Se non c'era il coronavirus stavo meglio sicuramente. Quello tutti noi, però, diciamo, rispetto all'ultima volta che l'ho vista, adesso mi aspetto che lei mi dica che sta un po' meglio. Cioè, più passano le Sì, settimane, meglio devo dire sta o che no? anche. Sì, anche devo dire i dati del Friuli Venezia Giulia sono molto buoni, Dato ecco. Alessio, Vedevo così anche la diamo Fondazione la GIMBE. dimensione a casa. Il totale delle persone contagiate è 3.148, dimessi e guariti 2.034, i decessi 313, ma c'è un dato molto significativo e positivo che immagino faccia piacere al Presidente Fedriga, che è quello delle persone ricoverate in terapia intensiva. Al momento sono soltanto due nella regione Friuli Venezia Giulia e speriamo che diventi zero perché queste persone guariscano. Questi sono numeri Ma probabilmente vi do i anche dati legati a aggiornati delle se scelte. volete. Ah, cioè? Meglio. Oggi abbiamo una persona in terapia Ah, intensiva, meno meno male, male. no, a me sembra sempre una buona notizia. E dicevo, questi dati plausibilmente sono anche legati ad una certa severità. Lei nella fase 1 è stato tra i più severi, misure di contenimento molto rigide. Adesso però, con il collega del Veneto Luca Zaia, è in prima linea per riaprire tutto. Per esempio, ha autorizzato gli spostamenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per i congiunti. Perché? Sì, perché qua ci sarebbe altrimenti stato un controsenso. Noi abbiamo dei territori che di fatto sono lo stesso nucleo urbano. Pensiamo, non so, La Tisana e San Michele al Cioè sono Tagliamento attaccati, sono lei divisi da un dice. ponte. È la stessa comunità, cioè sono persone che semplicemente hanno trovato una casa che gli piaceva di più da una parte o dall'altra del ponte, cioè non è neanche una scelta di abitare in una città o in un'altra. Quindi è chiaro che su tutte quelle aree, infatti, l'abbiamo messo per le province confinanti delle rispettive regioni la possibilità di andare a trovare i Spostarsi. congiunti perché oggettivamente era poco razionale, sì. Una E possibilità che poi, nel se resto permette, però, è d'Italia, vero. Presidente, arriverà il 3 giugno, perché il 3 giugno ci si dovrebbe poter spostare da una regione all'altra. Allora, la domanda che io le faccio è, intanto, è possibile che per Lombardia e Piemonte le cose vadano diversamente, forse anche per l'Emilia-Romagna? Lei la vedrebbe bene che i lombardi vengono in Friuli Venezia Giulia dal 3? Guardi, so che c'è una valutazione, ho sentito proprio i colleghi presidenti insieme al governo che verrà fatta in modo definitivo entro il fine settimana, se i dati permettono di muoversi, io sono contento se qualsiasi regione può essere aperta e può spostarsi e venire anche in Friuli Venezia Giulia, anzi, magari un'occasione anche per conoscere dal punto di vista turistico la mia magnifica terra. Sicilia, Sardegna, pronte a chiedere il passaporto sanitario, che ne pensa? Penso che per quanto ci riguarda sarebbe impossibile perché non siamo un'isola, quindi chiedere il passaporto sanitario a una mobilità Ma le tradizionale che piace c'è via l'idea del terra è passaporto tecnicamente impossibile. sanitario? Ma guardi, sono delle scelte che magari Sicilia e Sardegna possono fare, soprattutto magari anche per invogliare il turismo. Noi stiamo mettendo in piedi, insieme ad altre regioni dell'Adriatico, in realtà tutta una serie di misure per garantire la sicurezza sanitaria e quindi per diciamo, garantire al turista che viene nelle aree del nord Adriatico potersi godere le vacanze in In sicurezza. E su questo sicurezza. penso faremo anche un'importante operazione con le regioni limitrofe alla nostra. Poi però bisogna vedere chi ci viene, perché il tema dello spostarsi tra regioni lo risolviamo tra noi, c'è cioè il tema dello spostarsi tra paesi. Le faccio un esempio: l'Austria permette ai propri cittadini di andare in Germania ma non di venire in Italia. Allora la domanda che le faccio io è: il governo dovrebbe provare a farsi sentire? Il governo Ma deve italiano, imporsi su evidentemente. questo, perché guardate che sì che è contro qualsiasi regola europea, perché si sta utilizzando la scusa della pandemia per fare un dumping sull'economia del turismo. Non c'è nessuna motivazione perché si apra con la Germania e non con l'Italia. Il numero dei contagi in Germania è molto simile a quello italiano, molto simile a quello francese, molto simile a quello spagnolo, molto simile a quello inglese e pensare di utilizzare metri diversi con l'Italia significa semplicemente che non si vuole tutelare la sicurezza dei propri cittadini Cosa che vanno in dovrebbe vacanza, fare ma si vuole Conte? utilizzare la scusa della pandemia.
far rispettare le regole europee. Ci hanno sempre chiesto di rispettare ogni virgola di regole europee, anche quelle più assurde, quelle di buon senso perlomeno, che si impongano. E, oltretutto devo dire anche la Commissione europea ha mandato una missiva il 13 maggio dicendo chiaramente che non si possono fare aperture asimmetriche senza motivo. Alessio, scusami, solo una cosa per il Presidente Fedriga, che se no me la dimentico. A proposito di Conte, Conte ha detto che lui è stato un visionario e che la proposta che arriva dalla Commissione europea è in qualche maniera, insomma, da legare alla sua capacità anche di incidere. Intanto è una buona notizia quella dei soldi che arrivano dall'Europa, a proposito dei rapporti noi e gli altri? Che arriverebbero, si tratta di una proposta. Sì, esatto, perché allo stato attuale purtroppo è un'ipotesi in campo, anzi ho visto la posizione di alcuni paesi critici. No, io penso che, per esempio, almeno l'ipotesi di soldi garantiti, sono buoni quelli a fondo perduto, sono meno buoni quelli a prestito. E dico quelli a prestito non per la quantità dell'interesse che si può pagare o no, ma per il fatto che in una comunità europea solidale e che guardi veramente agli interessi di tutto il paese, non si può pensare di fare la banca di altri paesi, bisogna pensare che bisogna uscire tutti insieme dalla crisi. E dall'ipotesi che vedo c'è più della maggioranza dei soldi che in realtà andrebbero a prestito. Io mi auguro che ci possa essere uno scatto di qualità anche in questo. No, io credo che sia che 500 miliardi sarebbero sussidi e 250 sarebbero prestiti, perlomeno questo abbiamo letto e capito per il momento. Sì. E stiamo parlando di tanti soldi, quanti non ne abbiamo neanche mai potuto non è immaginare. No, mi scusi, mi sembra che questa sia l'ipotesi bocciata da molti paesi europei, quindi per quello di cui c'è un pochino di cautela. Questa sarebbe la proposta, diciamo, della Presidente, poi certo bisogna vedere se passa il guado. Alessio? Stavamo parlando del rapporto con l'Austria. Il ministro degli esteri Di Maio, poco fa, ricordando che l'anno scorso sono arrivati oltre 2 milioni di turisti dall'Austria, ha detto: stiamo lavorando per la riapertura dei confini e per l'arrivo dei turisti in Italia, non ci faremo trattare da Vienna come degli appestati. Ecco, quindi l'hanno già ascoltata, Fedriga. Neanche il tempo di dirlo a Tagadà. Ho avuto un'interlocuzione col ministro Di Maio in questi giorni. Vedi, e quindi ha ascoltato il suo consiglio, mi sta dicendo questo? Gliel'aveva suggerito lei? No, penso che abbia avuto suggerimenti di maggior statura rispetto ai miei, però ho umilmente ho fatto sentire anche la mia voce. Senta, ma Conte e i suoi ministri vi stanno aiutando quanto nella fase 2? Mi dica da 1 a 10. Dare un giudizio così netto non so darglielo. Sicuramente c'è stata una forte collaborazione nella fase 1. Nella fase 2 mi preoccupano molto, per quanto riguarda i territori e le regioni, le misure di carattere economico. Tenga conto che se noi stiamo versando un contributo straordinario come regione allo Stato dal 2011. Abbiamo chiesto per favore questi soldi in più, quindi non è che chiediamo più soldi da Roma, chiediamo di non versarne di più, sospendeteli in questo momento di crisi. Se io non avrò quella sospensione, io non ho i soldi non per affrontare la crisi. Sì, perché non è che mancano i soldi per aiutare le imprese per la crisi, mi mancano soldi per le attività ordinarie e la mia regione paga da sola la sanità, il trasporto pubblico locale, i trasferimenti ai comuni, quindi tutti i servizi sociali, non riceviamo il finanziamento da Roma. Se io ho il crollo delle entrate, devo dare un contributo straordinario a Roma, non posso indebitarmi, malgrado il mio bilancio sia molto virtuoso, per spesa corrente, quindi per pagare gli stipendi, per pagare la sanità, per pagare i comuni, non posso indebitarmi, malgrado se potessi indebitarmi penso avrei molti investitori perché abbiamo una situazione patrimoniale molto solida, non posso farlo, qualcuno mi dica dove prendo i soldi per pagare la spesa corrente dell'attività ordinaria, ribadisco, non voglio soldi. Ne parleremo e non mi soddisfa, come puoi immaginare. Senta, le devo chiedere proprio telegrammi, mi deve dire sì o no. Le piacciono gli assistenti civici? Per niente. Ecco, quindi diciamo da 1 a 10... Sono stato abbastanza telegrafico. Direi di sì, da 1 a 10, 0? Da 1 a 10, 0, perché penso che io mi fido dei cittadini e penso che si faccia con un'opera di condivisione delle scelte, non con un'opera di imposizione delle scelte, altrimenti soprattutto in momenti di tensione sociale come questa si rischia che la gente si impegni come non rispettare la regola, non a rispettarla, e come fare il furbo e non invece come condividere un percorso insieme. Senta, io questa domanda gliel'ho già fatta e lei mi ha già risposto dribblandomi, quindi io ci riprovo, ma insomma sapendo che probabilmente lei mi dirà che vi volete tutti bene, che il leader unico è Salvini, ci provo. Casa Lega,
Gradimento di Salvini in calo, che è più in calo di quando ci eravamo visti io gliel'avevo chiesto, invece cresce quello di Zaia. Nel 2026 il leader della Lega è Zaia? Il leader della Lega è Salvini, sono convinto. Zaia è un valore aggiunto enorme per la Lega, come credo molti rappresentanti che hanno una visibilità come Zaia, che ha dimostrato di essere un grandissimo governatore. Ma Salvini non si tocca. Poi c'è un leader politico che è Salvini. Ma voglio dire, guardate, dopo possiamo ragionare su quello che volete, ma ha preso un partito in mano al 4%. Sì. Adesso stiamo discutendo se ha più o meno del 30%, voglio dire. No, stiamo discutendo che è passato in poche settimane da più del 30, credo il 32, al 25, 26, 27, non lo so. Oggettivamente qualcosa è accaduto. Faccio forse la firma. No, possiamo discutere del fatto che sia comunque un altissimo gradimento, però secondo me in un partito serio come è il vostro, poi uno una domanda se la fa, adesso non è che possiamo risolverla con la questione degli occhiali che ha detto l'Esoardi, no? Cioè qualcosa è accaduto, magari è tutto regolare, però qualcosa è accaduto e sono certa che ve lo chiedete anche voi. Guardi, in un partito serio non è che si va dietro a un leader quando porta dai 4 al 36% e poi se lo porta al 29% improvvisamente nessuno lo conosce, no, perché uno vuol dire che non è lungimirante e non si renda conto della realtà. E poi penso che le responsabilità nelle vittorie e nelle sconfitte si condividono, e se la Lega andrà bene spero di poter mettere il mio contributo, se andrà male, mi auguro che così non sia, mi prenderò le mie responsabilità anch'io come Massimiliano Fedriga, altrimenti non si è una squadra. E per ma ciò che ci piace Fedriga, grazie dove Presidente, dove si mangiano i leader come se non ci fosse un domani. Grazie per essere stato con noi, grazie davvero. Nel frattempo vedo e ci stiamo già collegando.